Muovi un braccio? Ah, ok. Sì, ci sei. Ok. Perfetto. Allora, illustra quello che sta succedendo oggi in Italia. Beh, che poi leggeremo un articolo interessante. Cioè, in qualunque tipo di dimensione e di analisi statistica, una cosiddetta curva, nel caso curva di diagrammetrica ovviamente, no? Fra una scisse ascisse e coordinata. Sì, le ordinate e le ascisse. Ordinata. C'è sempre una sinusoide o comunque una qualche forma di linea, curva, retta o quant'altro, che diciamo descrive la tendenza di un sistema. Può essere un sistema di qualunque genere, e queste curve o queste sinusoidi o queste linee di varia forma, tipo a sega, tipo a quadrate e quant'altro, hanno tutte una funzione ben precisa. La curva di Laffer, da cui mi riferivo io, serve a calcolare il limite massimo di tassazione che può sopportare il cittadino e le imprese all'interno di un sistema statale. Perché dico questa cosa? Perché c'è un limite alla tolleranza di tutto. Per esempio, ci sono le curve di resistenza alla torsione dei materiali, dei metalli. Scusate. Oh. Ci sono le linee di diciamo i diagrammi di sfibramento di qualunque tipo di materiale metallico. Insomma, ci sono tante forme di diagrammi che descrivono con le linee i fatti che altrimenti sarebbe difficile descrivere con le parole semplicemente. Esattamente. E quindi noi oggi qui siamo a discutere di un argomento che è sotto la bocca di tutti e sotto gli occhi di tutti, ma che nessuno ha esaminato nel suo contesto dimensionale fisico, e cioè la resistenza dei cittadini all'immissione forzata all'interno della propria proprio sistema vitale, che è il sistema dello Stato nel suo insieme, il suo Stato anche inteso come territorio, come ambiente, come altro, che viene messo a soqquadro da questa emissione eterogenea, non compatibile con la generazione e l'etnia preesistenti, e quindi creano un attrito fin dall'inizio, che sicuramente poi sfocerà in situazioni di grave tensione, di grave conflitto e anche di grave violenza. Intanto, stamattina abbiamo avuto la prima grande manifestazione eclatante. Perché? Perché al Casale di San Nicola, qui nella zona Roma Nord, dove noi abitiamo fra l'altro, è vicino sia a qui dove stiamo facendo la ripresa in questo momento, e sia anche vicino a casa dove abito io, pochi chilometri, 3 o 4 chilometri da qua e 3 o 4 chilometri da casa mia. Quindi noi ci troviamo a discutere in questo momento, a presentare un argomento di assoluta preminenza e urgenza e immanenza, perché questo sicuramente poi avrà delle ripercussioni qui nella zona e quindi indirettamente anche su di noi. Questo perché? Perché i nostri cari governanti hanno preteso di sovvertire qualunque regola fisica e qualunque regola demografica.
e quindi hanno immesso sul territorio nazionale quantitativi enormi di popolazioni esogene che non hanno nulla a che spartire con noi, che non vogliono integrarsi con le nostre alcune leggi. Alcuni è stato detto che loro hanno dei grandi diritti nei confronti di una popolazione stanziale che siamo noi, che siamo dei coglioni. Questa è la realtà che gli è stato detto a questa gente, a cominciare dagli zingari. Ed è vero, perché gli italiani si comportano da coglioni. Stamattina abbiamo visto nei fatti cosa davvero succede, e cioè noi abbiamo fatto circa 20 giorni, un mese fa, e gli amici lo possono vedere, il video di Alfa Mediterranea, lo possono vedere, e abbiamo fatto un video andando ad intervistare questo presidio, che i presidi sono due, ma abbiamo intervistato quello che ci ha permesso di intervistarlo. No, non solo, ma erano quelli più bisognosi. Quelli più bisognosi. Gli altri erano persone che non volevano seccature sotto casa. Ecco, quindi sono un po' cose diverso. Completamente diverse. Erano due fazioni molto, diciamo, distanti da, come anflatto ideologico. Esattamente. Diciamo. Ecco. E quindi stamattina abbiamo visto nei fatti qual è la reale, la reale approccio e considerazione che ha questo governo di fantocci immessi lì dal governo mondiale del potere mondialista monetario, e che stanno lì a fare gli interessi mondialisti e non gli interessi degli italiani. Esattamente. E lì oggi abbiamo visto le forze armate italiane, nella specie la polizia tenuta da combattimento antisommossa, picchiare i cittadini italiani che avevano tutto titolo di pretendere di essere alloggiati in quegli appartamenti che invece di essere stati dati a loro, che erano in graduatoria da 20 anni, addirittura gente che sta in graduatoria per avere una casa popolare da 20 anni e che si è vista surclassare dall'ultimo arrivato testa di cazzo, probabilmente pure un terrorista dell'ISIS che viene qui a rompere il cazzo in tutte le maniere con la sua presenza, solo per il fatto di essere presente, fosse pure la persona più buona, onesta e gentile di questo creato, non solo d'Italia e del mondo, ma del creato, quello non ha nessun diritto di stare qui. No, a maggior ragione non ha nessun diritto di pretendere qualcosa prima dei cittadini italiani che stanno in lista avere la casa. E oggi abbiamo visto la polizia di quel prefetto, di figlio di puttana di prefetto, che spero che non mi capiti sotto mai. Questo signore si è permesso di far lanciare gli attacchi non contro gli stranieri che ci invadevano, quei figli di puttana che arrivano con la scusa di scappare da guerre o da altro, che in realtà probabilmente servono solo per fare gli interessi del Partito Comunista, qualunque sia la sua declinazione attuale, di nome, perché hanno cambiato nome 14 volte negli ultimi 3 anni, quindi figuriamoci. Hanno detto che vogliono cambiare ancora nome un'altra volta. Sì, il nome più adatto è Cazzo in culo, che è il nome più idoneo per rappresentare personaggi come Rosi Bindi, come Massimo D'Alema, Veltroni. Vendola. La vendolina, la vendolina. Allora, ecco, abbiamo visto stamattina chi è il figlio e chi è il figliastro. Abbiamo visto gente, padri di famiglie, madri di famiglie, bambini, che sono stati picchiati e manganellati dalle forze dell'ordine. Noi più tardi o domattina andremo a fare un nuovo sopralluogo per vedere esattamente come stanno le cose, e ovviamente ve ne riferiremo. Allora, il commento che faccio io è molto importante, seguitemi, perché sto per leggere un articolo di un pensatore che è veramente pensatore, e che si chiama Curzio Maltese. Devo premettere però che le considerazioni che Curzio Maltese fa in una rivista come Il Venerdì di Repubblica sono considerazioni validissime, tant'è vero che adesso ne leggerò una. Questa è stata pubblicata il 21 novembre 2014 nel numero del Venerdì 21 novembre. Però ho l'impressione che, come capita nella modulazione della comunicazione, si tratta pur sempre di pubblicare degli articoli che apparentemente e nella sostanza sono realisti e sono molto intelligenti, ma pubblicati in una certa maniera, scritti in un certo posto, servono semplicemente per essere superati
e soprattutto sorvolati dal lettore, il quale lettore non è portato a prendere in considerazione queste importantissime considerazioni. Allora, questo è un meccanismo di tecnica di comunicazione e di discomunicazione. Perché che cosa ti fa questo principio discomunicativo? Ti dice: guarda, io queste cose le ho scritte, però non ti metto in condizione di leggerle, perché non te le sottolinea nella maniera adeguata ad un articolo del calibro di quello che sto per leggere. E voi me lo saprete dire se non è questo uno degli articoli più interessanti che siano stati scritti nel 2014. È il momento di ribellarsi, ma dai ventenni di oggi non possiamo pretenderlo. Guarda, lo faccio pure vedere, così vedete bene che l'articolo è questo. Dire incazzatevi a una platea di giovani, come ha fatto in TV Vauro, è in effetti un po' troppo facile. Quando ci si rivolge a un ventenne di oggi, un ventenne degli anni 70 dovrebbe avere ben chiaro che sta parlando ad una persona troppo angosciata dalla ricerca di un posto di lavoro per occuparsi anche dei destini della società o del pianeta, per avere anche soltanto la forza e l'immaginazione di pensare a un mondo diverso. Questa è la realtà. Quando noi ci chiedevamo che durante la dittatura bolscevica in Russia i cittadini delle grandi città erano costretti a fare la fila per un tozzo di pane per 10-12 ore a 20 gradi sotto zero, noi ci chiedevamo per quale ragione questi non avessero la forza per ribellarsi. Noi eravamo degli ingenui, perché noi non sapevamo che la ribellione avviene sempre in una situazione apparente di benessere, dove un cittadino percepisce che può star bene e percepisce anche l'ingiustizia di chi non lo vuole far star bene. Quei cittadini che facevano la fila per avere un tozzo di pane a Mosca, tornati a casa ne avevano tanto per sdraiarsi e mangiarsi quel tozzo di pane, non avevano assolutamente l'idea, no, di ribellarsi. Contemporaneamente a quella situazione avvennero le prime ribellioni nel Sudafrica, laddove il Sudafrica era il paese più ricco di tutta l'Africa e i negri sudafricani, essendo i più ricchi, avevano avuto il diritto di chiedere anche i diritti politici. Una cosa che non c'entra niente, ma c'entra per far capire quanto la disinformazione è importante e quanti danni fa. Allora, bisogna ricordare che Gheddafi aveva portato la Libia ad essere il primo paese più ricco dell'Africa, molto più ricco del Sudafrica. Esattamente. Quindi questo per dire che c'era un motivo per attaccare Gheddafi. Da parte di Sarkozy. Era un brutto esempio, non andava lasciato correre. Assolutamente. Ma proseguiamo questo importante articolo di Curzio Maltese. La disoccupazione giovanile in Italia e in Europa, soprattutto nel sud Europa, dove è cresciuta in media del 180% soltanto nel 2007, non è un effetto inevitabile della crisi. State ben attenti, amici. È una scelta politica che garantisce lo status quo. Rendere intere generazioni di giovani precarie, insicure, più povere e ricattabili è una garanzia per chi non vuole cambiare modello di società. È chiaro? Io ecco, propongo una cosa. Hanno nominato propongo Renzi. Una cosa, visto che la rivoluzione non le fanno più i giovani, facciamo la rivoluzione dei nonni? Sicuro, è sicuro. la prossima rivoluzione sarà fatta dai nonni, che sono quelli che, avendo avuto dietro le spalle una storia di lavoro, una storia di difficoltà della vita, possono anche pretendere che cambino le cose per i loro nipoti. Sarà sicuro che la rivoluzione prossima sarà la rivoluzione dei nonni, perché fortunatamente, ricordiamoci bene, i nonni c'hanno le palle. Esattamente, ricordiamoci bene che la grande rivoluzione francese ha eliminato dei quarantenni. Ricordiamoci bene. Ricordiamoci che i capi della Repubblica Sociale Italiana, quelli che si sono fatti ammazzare, soprattutto quelli del governo, erano dei quarantenni. È importante. Noi abbiamo imparato la lezione. È chiaro?
e quindi la lezione la cercheremo di metterla in pratica nella maniera più intelligente possibile. Ma continuiamo, perché il discorso è chiarissimo. Questo non l'ha pubblicato un periodico più o meno rivoluzionario, questo è un articolo che è stato pubblicato sul giornale ufficiale di questo regime. È una scelta politica che garantisce lo status quo. Rendere intere generazioni di giovani precarie, insicure, più povere e ricattabili è una garanzia per chi non vuole cambiare modello di società. Un'altra scelta politica parallela è stata quella di tagliare ovunque i fondi per la scuola pubblica. Bloccare la distribuzione del sapere significa fermare l'ascensore sociale e marciare verso una società di caste dove l'ingiustizia è accettata ormai nel senso comune. È quello che abbiamo dimostrato nei video che abbiamo fatto stamattina. È nel senso comune, che ormai è accettata passivamente, che questo sistema, di cui gli elementi portanti sono la magistratura, pratichi regolarmente e sistematicamente l'ingiustizia. Oggi un cittadino che vuole fare un qualsiasi ricorso in tribunale vive nell'incertezza, perché a fronte del fatto che nel mondo anglosassone, no, esiste il common law, per cui se tu hai toccato il culo alla figlia di Obama qualcosa te fanno, qua invece no, qua invece tu hai l'incertezza totale fino alla fine. Io sto aspettando una sentenza e penso che l'attuale magistrato aspetti ancora, perché è molto incerto. È una sentenza in cui io ho perfettamente ragione sulla base di sentenze della Cassazione, di una causa che io ho da tempo intentato contro una banca. La causa l'ho iniziata nel 2006, siamo nel 2016, sono passati 10 anni, l'ultima udienza l'ho fatta a febbraio, ancora sto aspettando la sentenza, che significa che il magistrato con ogni probabilità non sa se può darmi ragione avendo io ragione, oppure può trovare uno scamotage per fregarti. Esattamente, non può avere probabilmente via libera dall'ABI, Associazione Bancaria Italiana. Ecco perché io sto aspettando la sentenza. Però al magistrato glielo dico indirettamente, tanto io ricorro comunque in Cassazione e lo denuncio anche, fino a prima o poi anche in Italia avverrà che i magistrati saranno messi sotto processo. Andiamo avanti. Oh. Chi ha meno di 30 anni oggi ha sperimentato per tutta la sua vita uno dei più incredibili e rapidi salti all'indietro della storia, almeno in termini di distribuzione della ricchezza. Oh, lo dice Curzio Malteso, In pratica, un giovane nato a metà degli anni 80 o al principio del 90 si trova oggi a vivere in una società che per differenze sociali e opportunità assomiglia molto più al 1910 che non a quello in cui hanno vissuto i loro padri. Una descrizione perfetta, è vero, questi vogliono ritornare, farci ritornare al 1910, è chiaro? Con una differenza fondamentale però, che i giovani di un secolo fa avevano ben presente il concetto di ingiustizia sociale e la necessità di dover cambiare insieme quel mondo. I ventenni di oggi sono invece spinti a considerarsi impotenti, isolati, anzi colpevoli. Mi dicevi proprio oggi che il figlio di una signora amica di famiglia si è stamattina suicidato sotto un treno, buttandosi sotto 26 anni. E questa è la disperazione dei giovani. Anche da chi in buona fede come Vauro li incita a ribellarsi. Si sentono sfigati. Sfigato è l'insulto che si scambiano più spesso sui social network e altrettanto spesso se lo lanciano da soli. Sfigati in perenne lotta per la sopravvivenza con altri sfigati. Pensionati, cinquantenni con altri pochi diritti in più o magari ancora più sfigati come i migranti. E questa depressione dei giovani, fra i tanti, il più ignobile effetto di una propaganda trentennale che ha invaso ogni angolo della società attraverso un martellamento quotidiano dentro quella guerra dei ricchi contro i poveri, che ci ha fatti regredire di un secolo, con l'entusiastica adesione anzitutto di media sempre più servili ai grandi interessi e piegati al pensiero unico,
cazzo, ma questo lo scrive Curzio Maltese. Vero fino al microfono. E dove erano? Da che parte erano? Eravamo noi che oggi chiediamo ai giovani di ribellarsi? Beh, dove fosse Curzio Maltese? Non lo so, noi lo sappiamo. Che lo scriva su un giornale della Repubblica, che cioè del giornale ufficiale di questo regime, è altrettanto vero. Quindi a noi non ci fanno parlare, però quello che dobbiamo dire lo diciamo, l'abbiamo detto anche adesso, e vediamo chi alla fine l'avrà vinta. E con ciò, cari amici, sempre so long, ma so long è così, eh.